di protagonisti. Senza dunque Roger de Vlaeminck, il giorno dopo si arriva a Meda. A Meda vince Porrini, ecco, lo vedete in terza posizione, fra le lacrime di Dino Zandegu, che coglie dunque il primo successo di tappa in questo giro. Significativo il fatto che fra Porrini e Zandegu ci siano state in passato alcune divergenze di opinione. I tre uomini sono riusciti a sganciarsi, conservano qualche decina di metri e Dino Porrini vince molto nettamente. A Meda dunque primo Porrini, Saronni sempre in maglia rosa, situazione che non viene modificata in classifica generale. Intanto Moser lentamente va riprendendosi.